con quelli di Bologna. Ma no, ma Allora, buongiorno, benvenuti a questo sindaco di Matera. Grazie sindaco! Salvatore, mi dica il cognome? Sì, sì, prova. Bene, allora, grazie. Invito tutti a sedersi, poi ci saranno altre occasioni al termine della proiezione, saremo qua fuori, saremo qui tutta la giornata, quindi... Sì, sta qui 3 giorni. Allora, chi si muove di qua, allora? Un'occasione simile. Prendete posto che vi presento gli ospiti di questa sera. In realtà l'ospite sono io, perché il nostro... anfitrione della serata è il sindaco di Matera, il dottor Azzuce. Grazie sindaco! Per favore seduti. Invito anche Paolo Verri del comitato Matera 2019 a raggiungerci, perché appunto sollecitati dal sindaco Azzuce e da Paolo abbiamo portato a Matera da domani il congresso italiano dei festival di cinema, musica, teatro, cultura e scienze. E ci è sembrata una straordinaria occasione, grazie alla disponibilità di Edoardo Gabriellini, che vi presento, che è il regista di Padroni di Casa. Bravo, bravo, bravo. Di omaggiare questo film che abbiamo molto amato e che ci ha dato la possibilità di farvi incontrare qui oggi. Un grande amico dei festival, a cui questa sera alle 8 daremo il riconoscimento dei festival italiani, Gianni Morano. Allora, innanzitutto benvenuti a voi, questa accoglienza naturalmente è per loro ed è per Gianni Morandi. E voglio ringraziare per l'onore che ci dà aver accettato questo invito molto particolare. Lui mi diceva prima, è strano, dice, che cosa devo fare? Non devo fare un concerto, devo... Io invece penso che un artista protagonista tempo immemorabile più di mezzo secolo della scena musicale italiana e internazionale può anche permettersi il lusso di andare in un posto per presentare in questo caso un film e per godere di uno spettacolo straordinario che è quello che offre una città patrimonio dell'umanità che è Matera. È vero, complimenti della pulizia. Complimenti per la pulizia, sindaco! Signore, lo meno la stiamo facendo un viaggio molto particolare e viaggiamo su un treno al quale colleghiamo via via diversi vagoni e salgono ad ogni stazione, salgono vari passeggeri. Questa sfida, questo viaggio è la nostra candidatura a Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019. Gianni e Gabriellini, abbiamo preso una rincorsa enorme, cioè abbiamo cominciato già 3 anni fa, guardando al 2019, quando abbiamo detto i ragazzi che oggi hanno 10 anni saranno appena maggiorenni, poco meno, poco più che maggiorenni, a seconda che avranno 9 anni, 10 anni, 11 anni. Sono quelli che adesso frequentano la prima media, la seconda media. Vogliamo provare, lo dico al regista in particolare, che ha diciamo una... attitudine allo sguardo, vogliamo provare a guardare questo mondo
non coi nostri occhi, diciamo, un po' appannati, un po' dall'età, un po' dalle consuetudini, ma vogliamo provare a guardare il 2019 attraverso gli occhi dei ragazzi poco più che bambini, che hanno 10 anni. È un'operazione, Gianni, molto difficile, perché bisognerebbe mettersi nella testa di questi bambini, che vedono un mondo un po' particolare, dove accendono la televisione e si parla ormai da anni solamente di crisi, di problemi, di difficoltà, di licenziamenti, di fabbriche che chiudono, di questioni che qualche volta sono irrisolvibili, di problemi ambientali, di inquinamenti. Hanno visto che cosa succede con il problema a Taranto, qui a pochi passi, con il siderurgico. Ebbene, che cosa possono vedere, che cosa possono immaginare questi bambini? E noi provare attraverso questo sguardo lungo, profondo, provare a costruire per loro e per quelli che verranno qualche cosa di meglio di quello che abbiamo noi, in gran parte noi, insomma, costruito, perché noi dobbiamo dire la verità, una buona fetta della responsabilità della nostra generazione. Dunque, questa sfida Capitale Europea della Cultura non è fatta soltanto di musica, ma è fatta anche di tanta musica, di cinema, non solo di cinema, ma anche di tanto cinema, di arte, di scultura, di pittura, di teatro. È fatta di tutto questo, ma è fatto anche di grandi scelte importanti per il futuro delle nuove generazioni. Io ringrazio Andrea Romeo per il lavoro che stiamo facendo, mettere insieme i festival di tutta Italia per capire le formule nuove con le quali dialogare con le persone, far partecipare le persone, è una grande operazione. Aver portato qui oggi Gabriellini, regista, e Gianni Morandi, per noi costituisce una grande iniezione di fiducia. Grazie. Sindaco, grazie. Se le tue parole sono le parole di un uomo e non di un politico, ci crediamo. Se c'è l'entusiasmo. Allora, io sono tra quelli che, io ho 57 anni, ho fatto il consigliere regionale, parlamentare, aspetta, e faccio adesso il sindaco. Sto parlando, in questi giorni soprattutto, sto parlando utilizzando solamente i miei sentimenti, anche perché non ho bisogno ancora di fare carriera. No, ma infatti no, è questo il discorso, che le parole che hai detto riguardo ai ragazzi, quelli che avranno 16-17 anni nel 2019, io fammi un conto, ne avrò 70 anni, però ecco, è bello, sono parole bellissime, spero che siano ispirate dal tuo cuore e da quello che diceva la tua faccia, dovrebbe essere proprio così. Niente, noi siamo venuti in questa città meravigliosa, adesso voi vedrete la proiezione del film, io intanto vorrei chiedere se mi accompagnano, puoi fare un giro lì, finché c'è luce, perché io il film l'ho visto 14 volte, quindi andrei poi a fare un giro anche ai Sassi, che sono patrimonio dell'umanità. È un piacere essere qui per il Festival dei Festival, ma soprattutto essere ospiti di questa città e di questa gente. Quindi buona visione, ci vediamo dopo. Vi ringrazio. Va bene. A me come vedo? Sindaco, ma tu sei come sta? Sto in amore. Sì, Gianni Morandi, questo ritorno al cinema, com'è stato? Ma un'esperienza sicuramente particolare, diversa, un personaggio molto complicato, però mi piace, spero che non sia l'unico ritorno, cioè che ci sia la possibilità di fare qualcos'altro. Un cinema che comunque è cambiato in questi anni. Ah, certamente, negli anni 60, quando io facevo i miei musicarelli con le canzoni, erano altri anni, ma erano anche gli anni del grande cinema italiano, gli anni di Antonioni, di Visconti, di De Sica, di Monicelli, del grande cinema italiano che conquistava il mondo. Quindi le cose sono un po' cambiate.
Qualche sera fa invece a Verona che aria si respirava, questo Celentano che se canta non va bene, se non canta non va bene lo stesso, insomma che aria tirava a Verona? Per me Celentano va bene comunque, perché ci rappresenta, perché canta con noi da 54 anni, è un grande artista, indiscutibile, poi per me va bene sia se parla che se canta, se provoca, se si diverte, se gioca, se fa il politico, se fa il contestatore, è sempre un grandissimo. Il suo ritorno a Matera? Bella la città, mi sembra sempre più bella, anzi adesso mi vado a fare anche un giro perché mentre c'è la proiezione del film io voglio riguardare, sono venuto 8 anni fa e sono venuto anche tanti, tanti anni fa quando ero appena sbocciato come artista. Il piacere di tornare e di ritrovare una città così è fantastico. Anche per sostenere questa candidatura a Capitale Europea della Cultura? Io so che che sarà un cammino un po' duro, perché ci sono delle sindaco, quante sono le città? Sono tante, c'è Venezia, c'è Ravenna, c'è Siena, ci sono anche alcune città meridionali, però insomma noi ce la battiamo. Ma io tutto sommato penso che se è una città del sud è una città che è patrimonio dell'umanità, come è stata dichiarata, no? Matera, con i suoi sassi, mi auguro che gli venga riconosciuto questo ruolo della capitale della cultura europea. Il futuro musicale di Gianni Morandi, quando lo rivedremo con un nuovo disco, con un nuovo spettacolo? Ma adesso io vorrei trovare delle nuove canzoni, sto cominciando, perché è un po' che non canto, è anche un album di inediti che sono 5-6 anni che non faccio, poi magari se tutto va bene anche un giro, un tour degli spettacoli per l'Italia. Che magari parte da Matera? Non lo so, o da Matera o da Verona anche, perché come poi dove mi ha lasciato Celentano forse mi ritrovo lì, chi lo sa. Grazie.